poi questo invece con un po' di delicatezza. Benissimo. Campione 1. E qui ragazzi state misurando? Quindi abbiamo, dovrebbe essere a 1 la media dell'ossigeno disciolto, 1 mg per litro, invece qui abbiamo 0,20 vicino al fondo, 0,19 addirittura, siamo a 23,7 gradi. E non so se convenga andare in un punto magari dove c'è un pochino più di movimento. Andiamo lì allora all'angolo. Contatto con il fan, Quindi 2,7, un po' meno di mezz'acqua. Qui siamo anche in una zona dove c'è abbastanza corso. Tra l'altro non ci dimentichiamo che avendo piovuto l'acqua è anche più ossigenata del solito. Sì. Non cambia tanto, guarda. Non cambia tanto neanche nei pressi del fondo in questa zona. 2,45 mg per litro, adesso è quasi arrivato a fine lettura. Eccoci ragazzi, col progetto Usage, in collaborazione con Legambiente Ferrara, Fridays for Future, Unione Pescatori Estensi, Pirati del Po e ARPAE, stiamo andando sui maggiori corsi d'acqua e più importanti della città per svolgere dei campionamenti e delle misurazioni relative alla temperatura dell'acqua per verificare qual è la qualità delle nostre acque interne. I campioni verranno poi congelati e consegnati lunedì mattina all'ente di controllo. Vedremo poi se c'è un superamento di qualche valore limite tabellare previsto dal testo unico dell'ambiente. Vedremo finalmente attraverso questo progetto di Citizen Science, attuato dai cittadini e dalle associazioni del territorio, qual è la qualità delle nostre acque. Nel frattempo il nostro percorso è guidato dal Meteo Tracker, che sta nel frattempo analizzando i dati relativi alla temperatura dell'aria, all'umidità, questo al fine di identificare possibili isole di calore. Questa attività è svolta dal 2024 al 2025 anche in collaborazione con le scuole, quindi questa sinergia di progetti aiuterà a identificare le aree più fragili della città e ideare anche possibili soluzioni migliorative. Tutto il viaggio in bicicletta ovviamente è a zero impatto ambientale, tutti muniti di Meteo Tracker. Siamo nei pressi di Ponte Caldirolo, troviamo un fenomeno impossibile. Ci sono delle carpe anche di dimensioni discrete, abbastanza grosse, nella zona del depuratore. Allora, siamo qua sotto al Ponte Caldirolo. Adesso con l'ausilio di un piccolo secchio nuovissimo appena comprato, assolutamente non contaminato, e comunque risciacqueremo nell'acqua del fiume, che qui appare un pochino più schiumosa di dove eravamo prima dal Sebastian. Adesso campioneremo nei pressi di questo scarico, il famoso scarico di via Caldirolo. È lì che dovremo provare. Questa qui è... E là invece stanno misurando la temperatura dell'acqua e la saturazione di ossigeno disciolto in acqua, che prima ci ha piacevolmente stupito perché era abbastanza alto. Va bene? Ottimo, tappa pure e poi segniamo col numero 2 del secondo campionamento di oggi. Ecco, questo contenitore in atmosfera protetta viene aperto direttamente al di sotto dell'acqua da Davide, piano piano, senza che gli entri dentro l'ossigeno, gli facciamo entrare dentro l'acqua e poi chiudiamo in modo che non ci sia alcun tipo di contaminazione. Ok, ci stiamo spostando, adesso siamo nel piazzale dell'Interspar, stiamo andando verso il canale di Ponte Gradella, che tempo fa era stato oggetto di osservazione per i tantissimi scarichi che vi insistevano. Adesso un po' risolta, ecco, la situazione è migliorata. E siamo stupiti del fatto che la saturazione di ossigeno dell'acqua era più alta di quello che ci potevamo aspettare. Addirittura è stato
registrato un limite superiore a 2 mg per litro in darsena e superiore a 5 mg per litro nella parte del Po di Volano nei pressi del ponte di Via Caldirola. L'acqua era corrente, la pioggia probabilmente ha sicuramente, quella pioggia di questi giorni ha sicuramente ossigenato l'acqua. Problemi ci sono nei pressi del fondale, però a mezz'acqua la situazione sembra nella norma. Andiamo a vedere quest'altro canale. Cosa particolare che ci ha stupito era la presenza di carpe nella vasca che precedeva lo scarico della rete fognaria in acque superficiali. Ovviamente uno scarico preventivamente depurato, avendo piovuto da poco ritenevamo che potesse essere oggetto di qualche irregolarità in questi giorni, appunto per l'enorme abbondanza di acqua pluvia che è fluita nella rete fognaria, ma sembra che così non sia avvenuto. Addirittura all'interno abbiamo trovato delle carpe, una certa quantità, 20-30 carpe di dimensioni medie, dai 5 ai 10 kg, potrebbero essere utilizzate come bioindicatori, approfondiremo. Gli indicatori, quindi la cui presenza non è segnale sostanzialmente che la qualità dell'acqua è abbastanza buona. Qui siamo nel canale di Ponte Gradella, ci sono anche segni di una sorta di olio sulla superficie dell'acqua, solitamente dovuto a tensioattivi, detersivi o scarti di cucina. La situazione qui del canale Ponte Gradella è un po' complessa perché ci sono numerosi scarichi, è stato attenzionato, quindi negli ultimi anni in realtà la situazione è anche migliorata, però comunque permane un nucleo molto denso di abitazioni che recapitano soprattutto quando piove l'eccesso dei loro scarichi purtroppo in acque superficiali mediante gli scolmatori. Adesso vediamo che tipo di acqua e qualità abbiamo in questo canale. Sembrava dovesse piovere, invece è uscita fuori una bellissima giornata, eravamo in giacca, adesso siamo in maglietta, ci stiamo dirigendo verso la zona della COP nei pressi del car wash, dove c'è un altro canalino che è oggetto di uno scarico importante. Andiamo a vedere qual è la qualità dell'acqua, anche se in realtà la biodiversità è più evidente e più concreta rispetto ai posti dove siamo andati adesso, che erano fortemente antropizzati. Andiamo a vedere. Ci troviamo in via Lanfranco Caretti, praticamente dietro la COP. Stiamo campionando le acque. Ossigenazione pressoché zero, vero? Vedo 0,5. 0,14. Ascolta, dopo per sicurezza prova anche a campionare l'ossigenazione dopo 20 cm d'acqua, proprio a metà pelo dell'acqua. Secondo me è un pochino più alta, ma qui fa capire che comunque lo scarico che è presente è più a monte. Adesso è proprio sul fondo. Come era sul fondo nei precedenti campioni. Mm-hmm. Prego Davide, procedi pure col campionamento. Ah, il primo l'ho già fatto. Sì, sì. Mi raccomando, vai sotto, poi apri, perfetto. L'acqua alla vista sembra più pulita che in altre zone, alla vista. Alle analisi chissà, scopriremo solo vivendo. Comunque calcoliamo che in questi giorni che ha piovuto molto, effettivamente c'è stato sicuramente un fenomeno di diluizione delle acque. Siamo arrivati ormai alla fine, canalino di via Bacchelli, questo è l'ultimo campionamento che facciamo oggi, il quinto, qui ci aspettiamo di trovare un'acqua bella ossigenata, però abbiamo diverse attività, abbiamo la città più a monte, guardate che c'è lo spettacolare tra l'altro, ecco il marchingegno tecnico per la misurazione dell'ossigeno, perfetto. In questo posto ho iniziato a pescare quando ero bambino, perché casa dei miei genitori era da quella parte, venivo a piedi attraverso la campagna, l'acqua all'epoca mi ricordo che i pesci io li vedevo ad occhio nudo, calavo praticamente il mio galleggiante con l'amo vedendo i pesci muoversi e li pescavo proprio a vista. Oggi purtroppo ciò non è più possibile, questo canalino è diventato un canale fortemente inquinato, anche se effettivamente rispetto a 5-10 anni fa sembra che la situazione sia migliorata.
Questo è il canalino la cui acqua una volta aveva provocato una schiumosità talmente alta da superare i 2 metri, superare la resinatura, e il vento la portava addirittura sulla strada. Allora, abbiamo completato il campionamento delle acque. Siamo messi così su 5 canali. Mm-hmm. Abbiamo il canale delle granizza in cui siamo, abbiamo appena finito, abbiamo un ossigeno di solito di 10.7. Invece per quanto riguarda il canale di Volano, qua c'è il salto d'acqua, quindi è molto ossigenato. Esatto. Invece dal canale di Volano, per dire zona Sebastian Papp, mm-hmm, abbiamo un 2.71, quindi c'è una differenza bella almeno marcata di 8 punti, esatto. Mm. Poi abbiamo il canale di Caldirolo in cui siamo passati prima, che abbiamo un 2.11. Abbiamo il canale di Pontegradella che è uno 0.13, peggiore, praticamente una fogna, peggiore di tutti. Per dire, il canale di Pontegradella è dove c'è il lavaggio, esatto. Poi abbiamo il canale di Via Caretti, quindi lì vicino abbiamo lo 0.6. Mm-hmm. Quindi questa è la situazione che si presenta ad oggi. Poi dopo faremo le analisi. Esatto, faremo le analisi e poi vediamo cosa salta fuori. Perfetto, vediamo un attimo qua tutti i campionamenti, tutti numerati, adesso andranno direttamente in freezer e poi consegnati all'ente di controllo. Per oggi è conclusa, ragazzi, un saluto. Ciao. Ciao. Ciao.